Cerco di pensare online, in digitale, mondo digitale, come suggerisci giustamente, non d'accordo con chi arriva ormai, o si fa così se andiamo fuori, insomma, questa è la sostanza. E cerco di farlo non solo nella vita personale, ma di applicarlo concretamente, con addirittura andando esperimenti che sono un po' derivati, una discussione come quella che è diventata ieri sull'escato, con Natoli, come dire, potestà di Diodato, ha deciso di mettere addirittura in diretta su Facebook e incredibilmente abbiamo avuto 1500 persone collegate anche in diretta. A parte che in questi casi io devo dire che a me è che poter essere fare un'indagine empirica per vedere che cosa resta nella testa di 1500 persone che seguono un dibattito di questo genere su Facebook. Io devo dire che questo prima o poi vorrei che qualcuno mi aiutasse a farlo, perché vorrei capire cosa accade davvero nella testa delle persone che sono in caso di questo. Faccio questo esempio perché mi è accaduto 24 ore fa e quindi mi piacerebbe ragionare. Ma detto questo, detto come dire che faccio tutto quello che è possibile per ragionare in questo modo, e come dire, detto che faccio perché è vero che è quello che posso dare, dove sta andando il dibattito pubblico, io sono d'accordo con la tua conclusione, non è vero che non c'è, c'è il dibattito pubblico, altro che se c'è, c'è ancora tutto. Beh, c'è però un dubbio, e un dubbio che è la domanda vera che io ti faccio. Io mi sono convinto, giorno per giorno, e non c'è niente, però c'è una propria intesa, mi martello in testa, proprio un tempo parecchio, che si può tracciare un filo diretto tra i social, la loro formazione e i dilagare del populismo. Questo è il punto. Non abbiamo capito. Che si può tracciare un filo diretto fra i social e, come dire, la loro, come dire, radicamento sempre più profondo, che imprimono ma il carattere al dibattito pubblico, e i populismi, i dilagare. Quando dico dilagare populismo vorrei essere chiaro, perché io tanto lo dico ai miei amici che non si dimenticano. Lì voglio dire, facciamo una piccola panoramica. Russia Putin, Stati Uniti Trump, Brasile Bolsonaro, Turchia Erdogan. Non ne scappa uno dei più importanti. Non ne scappa uno. Il quadro che faccio è impressionante da questo, se ci vogliamo ragionare seriamente. E allora la domanda, e allora mi è subito proprio, cioè molto bene, mi è piaciuto molto quello che tu la tua esposizione sarà, molto è questo, c'è questo filo diretto o non c'è? Questo è tutto. E se c'è, accidente, se c'è, come io temo che ci sia, come possiamo contrastare? Perché contrastare la destra è una cosa veramente complicata. Io ci sto ragionando, ci stiamo ragionando, ci siamo impattati anche brutalmente, come Casa della Cultura ci hanno, come dire, fatto vedere i sorci verdi, per dirla, ma come dire, nonostante questo, come dire, siamo in piedi e tutto, però come si contrasta? Come si contrasta? Questo è il punto che mi metto in piedi, perché mi è piaciuta molto la formula. Grazie. Allora, posso rispondere? Vai, siamo andati subito. Allora, rispondo, quindi sì. Prendiamo un'altra. Rispondo. Se rispondo, se vuoi rispondo, sì, no, la rispondo. Allora, diciamo che potrebbe essere semplice rispondere, ma in realtà è molto complesso, perché da un lato appunto basterebbe fare appunto un'analisi comparata negli ultimi 10 anni di diversi paesi e vedere come in tutti questi casi ci sia una correlazione positiva, potremmo dire, come sociologi. Però a me verrebbe da dire che i social media, prima ancora che essere associati con fenomeni come il populismo, devono essere associati con le trasformazioni profonde della società. In realtà appunto noi abbiamo, io infatti stavo parlando prima con Chiara di questo libro che secondo me è molto bello, che io consiglio, che è La competenza e i suoi nemici, non so se l'avete letto, La competenza e i suoi nemici di Nichols, tradotto dalla Lewis,
è un testo uscito penso da un anno, qualcosa del genere, che ricostruisce appunto un dibattito e una trasformazione delle società contemporanee a partire dal fatto che a un certo punto la competenza è diventata un disvalore. E quindi appunto tutti possiamo parlare sui social, cioè Trump è un personaggio politico che oggi si è affermato, Bolsonaro si è affermato oggi, perché appunto negli ultimi 15 anni c'è stata una trasformazione progressiva della società, tale per cui appunto lui ricostruisce un po' come la competenza sia diventata un disvalore e questo disvalore sia addirittura abbia le sue radici in molteplici contesti. Ve ne dico uno che appunto noi come noi insegniamo entrambi all'università. L'università, per esempio, nel corso degli anni è diventata un luogo che non vede più l'interazione tra un docente e uno studente che deve imparare, ma tra un docente e un cliente che deve essere soddisfatto. E quindi in realtà io non vado lì a fare una lezione perché ritengo che certe... che poi anche la scuola superiore non è neanche soltanto l'università, magari sarebbe già limitata, no, è complessiva perché praticamente sono trasformati i rapporti tali, per cui appunto non è importante la trasmissione e trasformazione del sapere, è importante invece l'acquisizione di un titolo di studio. Questo che cosa vuol dire? Che appunto tutti però possono dire tutto, perché non è che tu acquisisci una competenza, una formazione all'università, tu semplicemente stai acquisendo un titolo di studio. E allora da questo punto di vista i social media, che come ho detto prima, in quella dimensione di orizzontalità mettono apparentemente tutti sullo stesso piano, perché poi non è vero, cioè si può credere che siamo tutti sullo stesso piano, ma non è affatto vero, perché poi appunto in realtà anche in termini di impatto quello che dice una persona, quello che dico io non è assolutamente equiparabile a quello che dice, che ne so, Salvini, oddio, non vorrei mai, però per dire che ovviamente c'è un peso diverso. Però il discorso è che in un i social media appunto si basano, e la rete prima, su questa dimensione orizzontale. Siamo tutti quanti uguali, tutto ha la stessa dignità. E questo è un altro problema, nel senso che, per esempio, a proposito delle, come dire, della misinformation, perché non usiamo fake news perché è un termine davvero che non ha senso, però delle informazioni false inattendibili. Ma per esempio qual è il problema? Il problema è che anche nell'ambito del giornalismo serio venga dato spazio a quelle interpretazioni, a quelle posizioni, perché si dà voce a una posizione e all'altra posizione, anche se l'altra è dichiaratamente sballata, è dichiaratamente infondata, non si ha più, perché appunto siccome tutti valgono, tutti uno vale uno, quindi anche la posizione più demenziale può essere rappresentata. Questo è il discorso. Anzi, l'aggressività appunto emerge. Da questo punto di vista poi i populismi, come dire, nascono e si alimentano secondo me su questo clima culturale prima ancora che politico, e quindi appunto è normale, cioè io penso che io mi rendo conto talvolta anch'io faccio uno sforzo non soltanto di essere un laico ma anche di capire come si è trasformata la politica, perché io personalmente, io ma da anni, non voglio un politico come me, io voglio un politico che sia più bravo di me, perché io se lo devo delegare a prendere una decisione, voglio che ne sappia più di me, perché se ne sa quanto me, io sono sicura di sbagliare, perché non mi occupo di quell'argomento, mentre invece oggi deve essere intercambiabile, dobbiamo essere tutti quanti che ne sanno poco, perché a quel punto il mio narcisismo